Ah, ciao ragazzi e bentornati sulle rivelazioni di mezzanotte di Lorenzo Cantarini. Sono tornato nel mio solito video di mezzanotte. Ogni tanto vi faccio come i Simpson, che faccio la puntata, quella stile Halloween, faccio dal mondo sottosopra. E oggi puntata speciale di cosa dobbiamo parlare. Ovviamente andiamo a concludere questo percorso, questa miniserie per il vostro fantamercato, guardando un po' il rendimento del mese attraverso la regola del 72 di tutti i giocatori della Serie A, andando a guardare quelli che sono i trequartisti. E lo so, l'abbiamo già guardati come centrocampisti attaccati, ma per chi giochi con i trequartisti è un video molto utile. E poi soprattutto andremo a guardare quei giocatori che in questo ultimo mese sono scomparsi, che fine hanno fatto e se conviene tagliarli, scambiarli oppure andarli a prendere. Vabbè, dai ragazzi, basta con gli scherzi, basta, torniamo seri, ruotiamo con i meravigliosi mezzi della computer grafica di Claudia e ovviamente con me gira anche il banner di OneFootball, l'applicazione che parla di calcio a 360 gradi, parla di notizie, formazioni, statistiche, chicche, grandi curiosità. Insomma, tutto quello che ci serve per poi andare a consegnare la nostra formazione il venerdì nel modo più consapevole possibile. Scaricatelo ovviamente dal link qui sotto in descrizione. Bene, ovviamente adesso con i grandi mezzi della computer grafica io faccio, mi sposto di qua, ecco, recupero il mouse e mi ritorno. Mamma mia, c'ho questa acconciatura, diciamo, veramente da mondo sottosopra. Infatti farò tutto quanto il video ovviamente spettinato, eh? Ok, bene. Sì, ci sono. Ci sono. Bene, ragazzi, dai, andiamo un po' a vedere il mercato con la regola del 72 e andiamo a parlare ora dei trequartisti. Beh, ragazzi, c'è poco da dire. Perché ovviamente i consigli sono quelli che vi ho dato negli scorsi video, andando a vedere i video dei centrocampisti e degli attaccanti. Ma cambia qualcosa. Cosa, ad esempio, ho messo in verdino Gabbiadini? Perché? È perché, ragazzi, sappiamo che chi gioca con i trequartisti è molto, visto che vi prendono praticamente il posto di due attaccanti e di due centrocampisti, per cui guadagnate schierando dei due centrocampisti più offensivi, ma ci rimettete schierando due attaccanti un po' più difensivi. Per cui giocatori come Gabbiadini, che invece giocano attaccanti, ci fanno molto comodo, per cui Gabbiadini, invece, per quanto possa essere sconsigliato come attaccante puro, invece è consigliato come trequartista. Per cui, se non l'avete e giocate con i trequartisti, potrebbe essere un'idea intelligente andarlo a prendere. Così come Chiesa e Gomez, che se negli altri video vi avevo detto cercate magari di scambiarli in qualche modo, mentre come trequartisti sappiamo sono molto limitati i trequartisti, sarebbe invece una bella idea andarli a prendere. Non lo so, vedete voi, e anche Insigne, secondo me Insigne, che come attaccante ovviamente è sconsigliato, mentre come trequartista invece potrebbe darvi delle gioie, perché lo sappiamo che va a fare un po' le veci di un attaccante. Benissimo, quindi ragazzi, niente, niente di che, ma ora andiamo a vedere chi è il peggiore tra i trequartisti, chi è Spalek con la fantamedia del 5. Dite, ma vabbè, ma anche altri hanno fatto, Viago Falk, Bussetta, vabbè, ma Spalek ha giocato più partite e poi il canale è mio, ci metto che mi pare, porca miseria. Benissimo, dai, andiamo ora invece a vedere quei giocatori che sono scomparsi in questo mese. Ecco qua, a volte ritornano alla prima fascia di attaccanti, che li ho chiamati, che abbiamo Dix, ad esempio. Dix che si giocherà il posto con Krejci, per cui da andare a prendere, non lo so, non credo che convenga andare a prendere Dix. Se l'avete, invece, magari tenetelo, oppure provate a scambiarlo con chi ha appunto Krejci. Crescito invece, ragazzi, torna e torna a titolare. Torna, sono questi quattro nomi che dovrebbero tornare alla prossima giornata, eh? Ma sarà ancora rigorista? Me l'avete chiesto in tanti, io sinceramente non lo so. Non è che Motta sta pensando a Scione come rigorista, magari per rivitalizzarlo? Non lo so. Comunque sia, chi è Crescito fa bene a tenerselo, perché ritorna dalla prossima settimana. Mkhitaryan, ragazzi, per me alla Roma manca la sua verve. Quando è entrato Mkhitaryan a pieno regime nella squadra, è stato il momento in cui la Roma ha giocato meglio, secondo me. Torna Mkhitaryan, è titolare, oppure magari subentrante, giocherà molte da titolare, molte da subentrante, però ragazzi è sempre una garanzia, se ce l'avete tenetelo e puntateci. Torregrossa, Torregrossa, ragazzi, per me torna questa settimana e
dovrebbe essere il titolare a sinistra nel 4-3-3 di Grosso. In molte leghe non è stato preso, in molte leghe è stato preso ma magari i fantallenatori se ne vogliono disfare. Potrebbe essere una bella idea andarlo a prendere, anche perché l'anno scorso ha fatto un campionato della miseria in Serie B, veramente, quindi è anche veramente un gran bel giocatore. Proseguiamo, andiamo a vedere i giocatori che ancora sono infortunati, se vale la pena andarci ad investire in vista di una seconda parte di stagione da protagonisti, oppure se invece lasciarli, è meglio lasciarli dove stanno. Cragno. Cragno rientra a febbraio 2020 e Olsen sta facendo bene, che ne dica un youtuber che ne parla sempre male. Olsen sta facendo bene, ragazzi, prendetela uno se avete Olsen, altrimenti io credo che quest'anno finirà con Olsen, il Cagliari finirà con Olsen titolare e magari il Cragno entrerà nelle ultime partite per non rischiarlo in vista della prossima stagione. Se avete Olsen prendetelo, altrimenti credo che non abbia senso, a meno che non abbiate le riconferme. Se avete le riconferme invece andatelo a prendere, che è un'idea geniale. Chiellini, perché ho messo Chiellini? Perché Chiellini torna aprile 2020, per cui bella, la stagione è bella che è andata. Però ragazzi, secondo me Chiellini giocherà le partite, quelle semplici che avrà la Juventus a fine campionato, magari se vincerà il campionato con qualche giornata di anticipo giocherà tutte quante le successive, perché deve ritrovare ovviamente la forma migliore in vista dell'europeo che invece vuole giocare da protagonista. Potrebbe essere, ragazzi, una scommessa intelligente prenderlo adesso, prima che escano magari delle notizie a gennaio di un suo magari rientro anticipato. Quindi andarlo a prendere adesso, se avete uno slot libero in difesa, potete andarlo a prendere. Cristante. Cristante, ragazzi, rientra a febbraio 2020. Prima era titolare fisso, ma adesso, ragazzi, è esploso Veretout. Secondo me in quel ruolo li giocheranno Veretout e Pellegrini, e Cristante sarà il primo cambio quando ritornerà. Quindi, da tagliare... da scambiare, sì, potrebbe essere un'idea di scambio, secondo me. Sanchez. Sanchez, ragazzi, rientra a febbraio 2020, ma che vi devo un commento, è impossibile farlo, perché al momento il titolare sarà Lukaku Lautaro, però Conte si lamenta sempre che non ha ricambi in attacco. È vero che l'Inter sembra che a gennaio prenderà Giroud, però è anche vero che Giroud sarà il cambio di Lukaku e Sanchez il cambio di Lautaro. E poi, soprattutto se l'Inter andrà avanti in Champions, è sempre il commento, è sempre questa è stata carina questa scenetta per gli interessi, no, però taglio. Inglese rientro dicembre 2019. C'è il rischio però, ragazzi, che si debba operare. Se si opera, si parla di aprile 2020, quindi è un rischio che vale la candela prenderlo, è un rischio che vale la candela, sì, perché chi ce l'ha, io ce l'ho, se qualcuno mi offrisse un titolare in attacco lo scambierei, quindi se non ce l'avete potete pensare di dare magari un, non un titolare, ma magari un giocatore, che ne so, uno che ha lasagna, voi ci avete Nestorowski, gli altri Nestorowski, vi prendete Inglese e avete fatto veramente, secondo me, un bel affare. Ad esempio, che ne so, uno a me mi offre Leao, io Piontek, io ce lo scambierei sinceramente, capite? Quindi se non l'avete potrebbe essere intelligente andarlo a prendere. Kalinic. Kalinic invece, ragazzi, rientro gennaio 2020, fino adesso non ha fornito grandi prestazioni. Alla Roma si parla di Ibrahimovic, poco ma molto più di Ken, si parla addirittura di una rescissione di contratto a gennaio, provate a cederlo a chi ha Dzeko, ecco. Ve la butto lì. Proseguiamo. I giocatori invece in partenza. Demiral. Demiral, ragazzi, è scomparso dopo il saluto militare con la Turchia della scorsa sosta nazionali. Ragazzi, si parla di una cessione a gennaio. Peccato, a me è un giocatore che piace moltissimo. È un gran bel difensore roccioso come piacciono a me. A gennaio andrà all'Arsenal oppure al Milan. Attenzione. Se volete correre il rischio di prenderlo adesso, che magari vi va a fare il titolare al Milan, potrebbe essere intelligente, però secondo me andrà all'Arsenal, quindi magari vi sprecate un altro acquisto intelligente di questa finestra di mercato. Mentre Mandzukic ormai è ovvio che è fuori squadra e si allena addirittura da solo, e quasi si vuole andare addirittura a dicembre a allenarsi al Manchester in vista del suo passaggio allo United, e al 99% andrà allo United, per cui ragazzi tagliatelo, che vi devo dire, tagliatelo, anche perché è uno stipendio talmente alto che non credo possa andare in qualunque altra squadra italiana. Sì. Andiamo a vedere ora i panchinari, quelli che sono panchinari ormai conclamati. Di chi parlo? Parlo di Vavro, che ormai è la riserva di Luis Felipe, per me è da cedere assolutamente, che non ha senso tenerlo manco come riserva di Luis Felipe, è andato a prendere un altro titolare in difesa.
Ranocchia, Ranocchia uguale attualmente è la seconda riserva dell'Inter. Se arrivasse un centrale nel mercato di gennaio, un centrale titolare, slitterebbe addirittura terza riserva. Lo so che è il vostro, che è il bomber di riserva dell'Inter, Ranocchia, però ragazzi, dai, tenere il bomber di riserva dell'Inter per due partite l'anno, ma mi sembra eccessivo per me da cedere o da tagliare. Riccardo Rodriguez, ormai la riserva di Teo Hernandez, si parlava di lui di un possibile impiego come centrale in una difesa a 3, ma in realtà al momento questo non è avvenuto, per cui magari scambiatelo con chi ha Teo Hernandez oppure tagliatelo, ragazzi. Jonny, ragazzi, non copre, ormai è stato testato e ritestato da Inzaghi, non copre, è un classico esterno da 4-3-3, non è un esterno da 3-5-2, per cui per me, già ve l'avevo segnalata agosto questa cosa, vi ho detto non prendetelo per questo motivo qua, e non gioca, vendetelo, ragazzi, non ci fate niente. Pedro invece con il 3-5-2 di Montella è la quinta punta al momento, è già davanti a Chiesa, Ribéry ovviamente titolari, Vlahovic come prima riserva, Boateng seconda riserva, Pedro è la terza riserva da prendere. Se avete le riconferme, perché magari è un giocatore su cui la Fiorentina punta ma per il futuro, se non avete le riconferme, ragazzi, per me tenetelo soltanto se avete spazio in attacco come sesta punta, come scommessa, però boh, per me puntate ad altro. Invece andiamo ora a parlare dei desapare, sì, dos quelli che sono scomparsi nel mese, in questo mese, che sono Gulam, ragazzi, sembra avere un problemino al ginocchio. Lui dice invece di sentirsi bene, è abbastanza adirato con Ancelotti perché non lo impiega, Ancelotti invece dice che non è ancora in forma, è un nome spendibile per gli scambi, neanche tanto, tenetelo magari un altro mesetto, mesetto e mezzo, arrivateci a gennaio, perché c'è sempre la speranza che torni quello del pre-infortunio, io stesso ce l'ho, spero torni quello del pre-infortunio, però boh, ormai ho perso le speranze, la vedo difficile a gennaio, mi sa che lo taglio anch'io. Caldara, un nome che ve l'aveva dimenticato, ancora gioca Caldara, già ancora gioca Caldara, per me ragazzi un giocatore ottimo, veramente ottimo, soprattutto in una difesa a 3, in vista di un'eventuale difesa a 3 del Milan, potrebbe essere una scommessa, ma Pioli ragazzi anche al momento, a Domento preferisce addirittura Duarte, Musacchio, veramente che non si capisce perché, forse sotto c'è qualcos'altro. Che ci fate? Tagliatelo ragazzi, oppure boh, scambiatelo con qualche stimatore, oppure tenetelo come ottavo, non lo so, ma io ormai sto quasi perdendo le speranze. Florenzi ragazzi, io non ci capisco niente, passo. Io Florenzi ragazzi non ho fatto neanche un video apposito, sapete, ogni tanto faccio video sui giocatori della Roma, sui misteri della Roma, sul budget della Roma, sono romanista, magari sono un po' più dentro riguardo alle notizie della Roma rispetto a altre squadre. Di Florenzi non ci capisco niente, ho sentito anche altri youtuber che ne hanno parlato, nessuno mi convince, perché per me ancora il mistero si infittisce, ragazzi, soprattutto dopo la partita con il Napoli, nella quale alla Roma serviva un trequartista e Fonseca ha fatto entrare Santon da trequartista, che stava lì, si guardava intorno, chiedeva ma che devo fare qua, cioè poteva mettere benissimo però trequartista e Florenzi esterno sinistro, invece non l'ha messo neanche lì. Io penso che sotto ci sia qualcos'altro anche in questo caso, ma non riesco veramente a capire cosa, anche perché poi Mancini lo chiama in nazionale, cioè capito, cioè non riesco veramente a capire, cioè resto esterefatto, si parla di lui di uno scambio addirittura con Isai, ma boh, non so se la Roma andrà a rinforzare una diretta concorrente, si parla addirittura di un passaggio alla Sampdoria per 6 mesi per riuscire a conquistare l'europeo. Se va alla Sampdoria fate veramente l'acquisto dell'universo, cioè se ce l'avete veramente avete fatto acquisto dell'universo, però boh, non so veramente cosa pensare ragazzi, non so proprio cosa consigliarvi, non lo so, mi chiamo fuori ragazzi, in questo mi chiamo fuori. Io ragazzi voglio chiudere ora con un nome che magari non è molto sponsorizzato nelle vostre leghe, molti non lo conoscono neanche, ma che è un giocatore che a me piace molto e che l'avevo segnalato anche in altri nei video di agosto, chi è? Eric Hardy, il centrocampista della primavera della Roma, che è assolutamente uno dei nomi, dei ragazzi più in vista del calcio italiano, l'ha addirittura segnalato Roberto Mancini dicendo che a me mi serve un numero 10, il mio concittadino Roberto Mancini dicendo a me, concittadino che dice a me quello mi serve un numero 10 e spero per il prossimo mondiale il Riccardi della Roma.
E invece, ragazzi, Riccardi alla Roma non gioca. Ma non è, dice, vabbè, davanti c'ha Veretout, Cristante, Pellegrini, caspita, certo che non gioca, no. Anche in questo momento di assoluta emergenza a centrocampo, Fonseca gli preferisce Mancini, l'altro Mancini, Gianluca, quello della Roma. Cioè, allora io devo capire, c'è qualcos'altro sotto? Gli fanno pagare il fatto che non è voluto andare alla Roma, alla Juventus quest'estate, poi non c'è voluto andare lui, più che altro è stata la rivolta dei tifosi della Roma che vedono in Riccardi comunque sia il futuro di questa squadra, veramente, dopo aver ceduto Luca Pellegrini, cedere anche Riccardi sarebbe stato veramente un po' andare a sotterrare quello che era il futuro della Roma. Però non gioca, non gioca nella Roma, quindi io boh, non lo so, io secondo me vedo un altro caso Zaniolo. Vi ricordate l'anno scorso Zaniolo che nella Roma non giocava e era convocato in nazionale? E io credo che si prefigurerà un altro caso simile. Peccato veramente, ragazzi, perché io vedere veramente lui in panchina che gioca pazzo e Mancini a centrocampo, ma Fonseca, ma veramente non riesco a capire perché. Ultima chicca: 21 gol in un anno e mezzo in primavera da centrocampista. Credo basti questo. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete ovviamente un like, iscrivetevi al canale quello che non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale al mio profilo Instagram, se non mi iscrivetevi al canale, non è un canale, al profilo, ok, iscrivetevi al profilo Instagram, vi ricordo ovviamente hashtag nazionale youtuber, permettetemi di realizzare questo sogno a maggio di andare a giocare l'amichevole nazionale italiana, l'amichevole pre-europeo nazionale italiana versus nazionale youtubers, gli faremo un mazzo così prima dell'europeo. Vi ricordo ovviamente hashtag FantaFlash, stiamo per partire lunedì, faremo il video sul FantaFlash a meno che non succeda qualche altra rivoluzione nel mondo del calcio e della Serie A. E vi ricordo ovviamente scaricate OneFootball dal link qui sotto in descrizione. Un saluto dal secondo divano più famoso del web, se hai capito la battuta, sei uno zozzone anche nel mondo sottosopra, sei uno zozzone, sì sì.